direi che serviva una vittoria e vittoria è stata. Ci sono state molte cose importanti, molte cose positive, però ci sono poche cose negative che purtroppo si ripetono, però queste sono cose che poi regoleremo in settimana, continueremo a lavorare con la squadra, adesso godiamoci questa vittoria che è arrivata anche con dei segnali importanti, nel senso qualche giocatore della panchina ha dato segni di vita importanti, abbiamo vinto nettamente al rimbalzo, però sono arrabbiato perché non abbiamo sfruttato questa supremazia al rimbalzo e soprattutto abbiamo vinto la partita, credo abbiamo fatto il break nel momento in cui abbiamo alzato l'intensità difensiva che ci ha permesso di fare dei canestri facili in attacco, in contropiede e non. Sono contento soprattutto per i ragazzi, perché anche se l'hanno gestita benissimo la pressione di questi due mesi, dove comunque amichevole o no, non avevamo comunque vinto una partita, erano arrivati a questa partita abbastanza tesi, però la cosa più importante è che sono arrivati con la giusta concentrazione. Ora godiamoci 24 ore di riposo, da martedì cominciamo a preparare la gara con Ferentino, una gara molto difficile, una squadra che ha fatto fatica in questo inizio di stagione, che però credo, se si gioca con la giusta mentalità e l'intensità che abbiamo avuto questa sera a sprazzi, credo può essere una partita che la si può giocare tranquillamente.